I'm so happy I can meet Madame Natale, Madame Esposito, Mr. Rubio, and how I admire your work and your courage, because it must be extremely difficult to work under the permanent threats and also using the security protection. I cannot imagine this, and really my admiration to you. It was indeed, senza ombra di dubbio, la visita che abbiamo effettuato ad Arzano è stato uno dei momenti salienti di questa missione di ricognizione. In quell'occasione abbiamo avuto modo di incontrare 3 giornalisti che hanno ricevuto appunto minacce, e nello specifico si tratta di Marilena Natale, Mimmo Rubio e Luciana Esposito. E l'aspetto più interessante è stato il fatto che abbiamo avuto la possibilità e siamo riusciti ad organizzare un dialogo tra loro e la vicepresidente della Commissione Europea, Vera Jourova, e proprio la vicepresidente ci ha poi comunicato che questo incontro ha avuto un forte impatto sia su di lei, ma anche in termini di politica europea. È certa che l'incontro che è avvenuto avrà delle conseguenze da questo punto di vista, quindi ritengo che il risultato sia stato eccellente. I've been rather impressed by the work of the coordination center. Io personalmente sono rimasto impressionato da quello che è il lavoro e le attività portate avanti dal centro di coordinamento sugli atti intimidatori, ma senza ombra di dubbio, come diceva anche il mio collega, dobbiamo essere molto cauti per quanto riguarda il discorso dell'indipendenza di questo organismo. I'm really amazed. Diversamente, mi ha stupito, purtroppo in senso negativo, la mancanza di volontà politica. Seems to me that these politicians are like afraid to strengthen media freedom, afraid of journalists, and my question is why? Why are they afraid?